Oggi impariamo ad osservare. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì ragazzi, finalmente oggi impariamo ad osservare. L'osservazione è quel gesto, quell'azione necessaria prima di disegnare. Necessaria, non volontaria, propedeutica, non facoltativa. È assolutamente necessario imparare ad osservare. Molti danno per scontato questo gesto, questa azione, che è in realtà una cosa difficilissima. Quando ci si iscrive in accademia, le prime lezioni, se il professore è bravo, sono tutte poste sull'osservazione e soprattutto sull'osservazione del bianco sul bianco. Infatti si comincia sempre a disegnare i famosi gessi. I gessi ti permettono di sviluppare maggiormente l'acume di osservazione, l'attenzione nell'osservazione, perché essendo un disegno bianco su bianco, perché il gesso è solo bianco adombrato dalle pieghe, dei chiaroscuri, delle ombre effettive, uno deve sforzarsi molto per vedere tra quei bianchi i neri e per vedere effettivamente le forme di quei bianchi. E di solito si fa sugli occhi di Michelangelo, sui capelli del David Michelangelo, sugli occhi del David Michelangelo. Tutto il David Michelangelo è spezzettato e posto in gessi, e gli studenti di solito lo riportano a pezzetti sui loro album. Bene, noi non faremo proprio questo, perché questo lavoro si deve fare dal vivo, cioè mettere un gesso in 3D su un tavolo e copiarne tutti i chiaroscuri fino a far uscire l'oggetto dal foglio. Noi invece impareremo ad osservare le foto, quelle foto che io di solito assegno nel corso di disegno e che voi dovete poi trasportare sul foglio. Nella lezione precedente vi ho parlato di come impostare il foglio per trasportare il soggetto, che volendo può anche essere modificato nelle sue forme, cioè da una foto rettangolare fare una foto quadrata, ma non potrà mai e poi mai essere tradito nella sezione aurea. Quindi dovete sempre rispettare il formato del protagonista, cioè inserire sempre il protagonista del soggetto in sezione aurea come nell'altro formato. Ma per questo ci sono i video che vi lascio qui, guardateveli. Oggi parliamo proprio dell'atto pratico dell'osservare. Vi guiderò passo per passo all'osservazione di questa foto. Allora, prendo come oggetto la foto che ho assegnato al terzo anno del corso di disegno che trovate sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, i papaveri. Lo prendo perché è un'immagine molto bella da guardare e ci sono molti particolari, molti particolari da osservare. Cominciamo subito e cominciamo subito con l'osservare il soggetto nella sua interezza. Trattasi di un particolare di un campo di papaveri. Cosa osserviamo innanzitutto? Innanzitutto osserviamo il soggetto. Chi è il soggetto di questo lavoro? Il soggetto sono i papaveri? No, il soggetto è il papavero. Se guardate bene la foto, infatti, messo a fuoco c'è solamente il soggetto centrale e poi altri due quasi unici particolari e poi un unico altro particolare che è dato dal gambo più alto del bocciolo del papavero che si trova alla sinistra di quello che stiamo vedendo e che determina idealmente la sezione aurea del foglio. Quindi il nostro protagonista è al centro, spostato rispetto alla sezione aurea. Tutta la composizione è sfocata rispetto al soggetto e io questo devo averlo bene in mente prima di attendere al mio lavoro. Perché il protagonista andrà disegnato per ultimo, quindi io già devo fare un resoconto mentale di quella che deve essere l'evoluzione del mio disegno. Se io dietro ho uno sfocato e poi uno sfocato totale, guardiamo il fondo è dato da uno sfocato totale e poi cominciano i fiori con uno sfocato parziale, cioè si intuiscono le forme, non è solamente una macchia.
macchia, e poi c'è la messa a fuoco del papavero al primo piano e una messa a fuoco ancora maggiore dei boccioli di papavero che stanno tutto attorno a corolla al nostro papavero, devo capire che io devo andare per strati sul mio disegno e molto probabilmente dovrò andare anche per differenziazioni di materiali. E allora, come prima cosa faccio? Sul foglio bianco definisco a matita, con forma molto leggera, tutti gli spazi. In pratica riporto il disegno. Riporto il disegno o con la griglia, se ancora siete allo stato griglia, oppure, una volta che ho squadrato il foglio, come vi ho detto in questa lezione, uso la mia matita per riportare le distanze. Per adesso il foglio non lo tocchiamo, cerco di capire soltanto le distanze, quindi prendo la mia matita e l'appoggio sulla fotocopia. Io la sto appoggiando in questo momento sul computer, voi la appoggerete sulla fotocopia, perché è impossibile, e vi dico, è impossibile riportare un disegno senza che vi parta la vista, ovviamente, da computer. Stampate sempre i vostri disegni, non importa che poi i colori vengano falsati, voi stampateli, andate in una buona copisteria e fateveli stampare. Comincio a capire le proporzioni cercando di puntare la mia matita a destra, a sinistra, cerco di capire l'andamento dei fiori, cerco di capire il numero dei fiori e quindi scompongo idealmente il mio lavoro. Dopodiché comincio ad osservare in maniera profonda i colori dello sfondo. Che colori vediamo in questo sfondo? Osserviamo. Lì per lì ci sembrerà uno scomposto di vari colori senza capirne effettivamente la vera natura, ma se poi guardiamo bene e lo puntiamo attentamente per molto molto tempo, al suo interno troviamo un blu oltremare, troviamo un verde, troviamo un rosso, troviamo una punta di giallo nell'estremità di destra e nell'estremità superiore una punta di nero. Una punta. Scendendo verso i papaveri, lo sfondo si macchia di rosso sempre di più. Ma che tipo di rosso è? È un rosso caldo, un rosso sporcato col giallo, quasi un aranciato. Ci sono anche delle sfumature di bianco. Ora, io posso procedere in due modi, o in maniera totalmente teorica o in maniera ponderata, cioè comincio a fare in maniera scritta, comincio a fare una sorta di planning, una sorta di tavolozza sui colori che voglio provare per ricreare quello che sto vedendo. E allora accanto metterò un foglio della stessa grana di quello che userò e mescerò a campionatura i colori che voglio fondere per vedere se effettivamente danno lo stesso effetto, e non fare la prova direttamente sul foglio, perché quasi nessuno fa la prova direttamente sul foglio, tranne che proprio non si abbia certezza di risultato, ma fare appunto delle campionature, una tavolozza di colori, di selezione di colori già su un foglio di carta, che poi mi servirà da traccia per ricordarmi i colori che ho utilizzato e anche il modo in cui ho aggiunto i colori man mano che vado avanti nel disegno. Quindi provo, per esempio metto una base blu su cui prima sporco col nero e faccio tirare e tiro giù il nero e scrivo queste cose. Dopodiché, arrivati a questo punto, osservo i fiori in secondo piano, di cui si percepisce la forma e la macchia di colore, e decido come affrontare quelle macchie di colore. Ne guardo attentamente la forma, vedo le pieghe, vedo le anse, vedo la distanza tra un fiore e un altro, vedo la grandezza dei fiori rispetto allo stelo o ai boccioli degli altri fiori, e faccio la prova colori anche per quanto concerne magari il rosso più scuro, il rosso medio, quell'arancio sbiedito un po' sporco di bianco. Faccio le prove e basta, e vado avanti nell'osservazione. Mi fisso adesso molto sul papavero centrale. Guardo le pieghe delle foglie, guardo i movimenti, ne capisco i movimenti. Il petolo a sinistra è molto controverso, come si muove, dove è attaccato, e allora cerco di capire
come si aggancia il fiore. Di tutti i petali devo capire come si agganciano per dare le giuste venature di andamento. Una volta capito questo, mi soffermo sulla sezione aurea inferiore, che è data dalle punte di tutti i boccioli sfocati, e capisco che lì c'è molto da fare, perché ci sono molte parti di bianco delle lumeggiature che vengono fuori dalla peluria del fiore e dei boccioli. Mi interrogano come mi conviene procedere. Se uso una penna gel mi verranno delle lineette molto fredde. Se uso una penna gel e anche un pastello per sporcare, per sfumare un po', ci può stare. O una penna gel e una matita colorata bianca per un pochettino intensificare. Usate gli sfumini, usate quello che vi necessita per essere più puntuali possibili. E poi quel giallo, quella macchia gialla, quelle macchie gialle in basso le riporto oppure no? Se state copiando dovete riportarle. Come le do? Perché sono sfumate e nette al contempo. E lì cercate una serie di soluzioni. Mi conviene prima colorare e poi passare la sporcatura di giallo, oppure non colorare e passare direttamente il giallo? E fate delle prove. Se su una linea verde passo del giallo, cosa succede? E avrete la risposta automaticamente. Quando fate un disegno poi riportato, non inventate mai, non riportate sul foglio niente di quello che non vedete. Osservate, non guardate, osservate attentamente. Adesso ricomincia l'osservazione, perché fino adesso abbiamo guardato il grosso in maniera sommaria. E voi direte: come, Ombretta, ci hai fatto una pippa fino adesso e tu dici in maniera sommaria? Fino adesso abbiamo guardato in maniera sommaria. Abbiamo studiato il disegno per conoscerci. È come se, incontrando una persona, avessimo detto: piacere Ombretta, e dall'altra parte mi avesse risposto una persona: piacere Lucia, e ci fossimo guardate in faccia. Non abbiamo fatto niente di più e niente di meno. Ora dobbiamo capire se il nostro interlocutore, il disegno, è una persona complessa, è una persona semplice, è una persona ruvida, è una persona aspra. E allora guardiamo. Il disegno è molto sfumato. Su cosa mi conviene farlo? Su carta liscia? Su carta ruvida? Lo sfondo è molto compatto, molto liscio. Se lo faccio sul ruvido, tutte le polvirulenze mi entreranno nei bucherellini. A meno che non uso degli escamotage tecnici, tipo pennelli, per sfumare molto bene. Ho questi strumenti per poterlo fare? Sì, li ho. Ma nel proseguio del lavoro, nei petali, la carta ruvida mi può dare fastidio? Sì, per questo motivo, a queste decisioni dovete arrivare voi, perché dipende molto dalla vostra mano, se siete più pesanti, più leggeri nel riportare. Io, per esempio, questo lo farei su carta liscia. Per quanto mi riguarda, o al limite una accennata semirubida, una carta da blocco da disegno, per intenderci. Adesso cominciamo proprio a settorializzare la nostra visione, e a questo punto prendiamo quelle che sono le effettive misure di ogni pezzo. Cominciamo a contare i fiori. Quanti ne vedo? Ne vedo uno, chiaramente, che prosegue qua, è spezzata a metà nella parte esterna, quindi devo far capire che fa parte di un fiore. Quindi non devo tralasciare quel pezzetto di gambo che si vede all'angolo, perché visto così scomposto non mi dice niente, ma nell'insieme il mio cervello capisce che quello è un fiore che sta andando al di fuori della foto. Capisco anche tutti i gambi a quale bocciolo appartengono. Capisco che ce ne sono alcuni flessi. Capisco quindi i collegamenti dei vari fiori e capisco quindi il perché della posizione dell'uno piuttosto l'altro. Osservazione successiva: i colori di ogni singolo elemento. I fiori. Allora, questo fiore, questo pezzettino che si vede a sinistra della fotocopia, è dato da un rosso, un blu, un giallo, un bianco, e forse per rifinirlo ci servirà anche un violetto, ma se abbiamo usato bene il rosso e il blu ci siamo già. Quello sotto invece sacrifica il blu
e prende il terra ombra naturale e il nero. C'è molto più giallo, quel petalo che appena si vede. Per adesso pensiamo ai fiori. Il primo sfocato, mediamente sfocato, dietro il protagonista, alla sua destra, ha un petalo più scuro, che è quello laterale, che poi gira e che nell'interno diventa chiarissimo. Ma state attenti perché gira, ma quel chiaro non appartiene tutto a quel petalo. Vedete che c'è una linea discendente più gialla e poi si riapre di nuovo più bianco sopra? Bene, sono due petali quelli chiari. Insomma, dovete stare lì a studiare quel violetto. A cosa serve? Perché c'è quella punta di violetto? Quella punta di violetto serve a compensare il giallo cromaticamente, quindi non posso eliderla. Se guardate, scendendo nei boccioli, trovate di nuovo la punta di violetto all'incipit del secondo bocciolo sotto lo stelo lungo. Insomma, è un'osservazione continua. Adesso uno a uno guardiamo di cosa sono composti, no? Scomponiamo i colori e poi passiamo a quello che ci farà veramente storcere il naso, che sono le venature, che comunque sono semplicissime. L'importante è avere una matita molto molto appuntita e capire il verso del petalo. Dopodiché, ovviamente, io non la voglio perfetta, ma l'importante è che rendiate il senso. In questo caso l'unico modo per rendere il senso è dare la traccia a verso e quindi seguire il verso del fiore e mettere appunto le giuste tonalità di colore. Per capire le giuste tonalità di colore dovete solo osservare, osservare, osservare e provare sul foglio di carta. Gli steli, che colori contengono? Una marea. Ci sono steli che contengono il blu, steli che contengono il giallo, tutti ovviamente contengono il verde. Ma poi ci sono delle quantità maggiori o minori di giallo, di blu, di bruno. E poi quei peletti maledetti, come li devo fare? Li dovete fare, per esempio, nel protagonista uno per uno. Quelle macchie quelle lumeggiature sui petali, proprio screziarli vi consiglio con la penna gel. Mentre le barbette un pochettino più soffuse le definirei bene con la penna gel e poi sfumerei qualcosa o con una matita o con un gessetto, già ve l'avevo detto. Anche qui date la diversa intensità della penna gel e dello sfumato. Non mettete, per esempio, sotto il fiore ce n'è uno in secondo piano molto sfumato, non mettete penna gel in quello, mettetela in quello accanto, in modo che si evidenzi la distanza e il livello di sfocatura. Mi raccomando, le macchie nere particolari, il pistillo che è rimasto accanto al fiore principale, no? Quello senza petali, che ha tutte quelle venaturine verdi, che ha quella tipica conformazione a ghianda, diciamo così, riproponiamole in maniera più fedele possibile, ma soprattutto riproponiamone i bianchi, che sono quelli che danno vigore a quello che è la sezione aurea del foglio, in qualche modo. Continuate così finché non avete compreso, capito tutto il disegno. Capite che l'osservazione non significa stare così a guardare un pezzo di carta, ma per osservazione voi dovete fare in testa tutto quello che io vi ho detto oralmente. Dovete proprio procedere da prima per intero, poi per piani e poi per pezzetti, a capire come è formato il vostro disegno, capirne la texture, capirne i singoli colori, scomporre quei colori, provarli sul foglio prima di metterli nel disegno. Questo è tutto quello che dovete fare in una preparazione ad un buon disegno. Se non ci sarà tutta questa interrogazione preliminare, sarà magari un disegno, ma non sarà un disegno fatto bene, perché non sarà un disegno che vi avrà portato una crescita di conoscenza, in questo senso fatto bene. A questo punto, dopo aver capito tutto, dopo essere stati più di un'ora quindi ad osservare il nostro disegno, si riportano le forme. Chi lo farà con la griglia dovrà fare una griglia molto leggera, con un HB passata in maniera molto sottile. E la griglia va cancellata man mano che si incastona il disegno, non si cancella alla fine e poi rimangono tutti quadretti. Capite bene che è un'assurdità, a meno che poi non vi ripassiate il tempo a rinfrancare il colore su tutte le quadrettature.
ma è un'assurdità. In più, se procedete a matita, riportate le forme, dopodiché, dopo che avete riportato le forme, c'è un secondo momento di osservazione, il controllo delle proporzioni e il controllo delle forme. Col mio album mi metterò davanti al mio soggetto e misurerò la distanza, e quando ne vedo uno sbagliata non dirò: ah vabbè, tanto è poco, perché quel poco in un foglio è tantissimo. Si corregge, si cancella e si corregge. Se ne sbagliate una di proporzione, mano a mano, a catena, le sbaglierete tutte, il disegno poi verrà diverso. Si passa molto lentamente, molto leggermente la matita, si disegnano tutte le forme, si paragona, si prendono le misure, si prendono le proporzioni, solamente quando sarà il più che avrete potuto fare, non quando vi sarete annoiati, non quando non ne potrete più e basta, ma quando sarete oggettivamente convinti che quello è il modo più somigliante in cui voi siete riusciti a riportare la forma sul foglio, solamente a quel punto si comincia la coloritura. Ok? La coloritura può essere di due tipi: può essere a sezioni o a campiture. Ci sono persone che cominciano a costruire il disegno e lo finiscono mano a mano, cioè lasciano una parte di bianco e nel frattempo dettagliano tutto quello che hanno fatto. Ci sono persone come me che procedono invece in maniera totalmente differente, per estensioni. Quindi io do prima tutto lo sfondo e poi piano piano comincio a dare le basi su tutto e poi piano piano comincio a definire le basi. Non c'è un giusto o uno sbagliato, l'importante è che se riempite il foglio di colore, poi sotto mettiate un foglio di carta velina, un tovagliolino a proteggere dove già siete andati, perché sennò vi portate in giro il colore dappertutto. Spero che questo video vi sia stato utile, ma utile davvero, per capire come si affronta un disegno, un atto pittorico. Non si può improvvisare, l'impeto arriva in un secondo momento, dopo che avete acquisito la tecnica, dopo che l'occhio è veramente abituato a carpire le pieghe di ogni cosa. Guardate i chiari e gli scuri, mi raccomando, osservate in maniera profonda i neri, cercate di scovarli, andate a fare la caccia al bianco e la caccia al nero e poi la caccia alle componenti del colore. Questo è il segreto per la giusta riuscita del vostro disegno, oltre alle forme e la composizione. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su in sezione aurea, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, venitemi a cercare su tutti i miei social, Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, chi più ne ha più ne metta, e io ne ho. E dopodiché venitemi a cercare anche sui miei altri canali, Ombretta e 2x1K, e se vorrete contribuite alla vita di Arte per Te cliccando sul pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Ovviamente solo se vorrete e solo se potrete. Invece, necessariamente, vi aspetto tutti qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona osservazione! Alla prossima, ciao!